Daniele Bossari tornerà alla conduzione di un nuovo programma televisivo in arrivo su Italia 1 a fine 2018. Daniele Bossari, la carriera e il ritorno in TV. L'esordio è avvenuto in radio negli anni 90, dopodiché Daniele Bossari è diventato un famoso conduttore televisivo, su MTV, su Rai 2, ma soprattutto a Mediaset su Italia 1, rete per la quale ha condotto programmi di successo come Popstars, Festival Bar per due edizioni, Top of the Pops e Mistero. Dopo molti anni di allontanamento dal mondo della televisione, nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, e ne è uscito vincitore. Dopo questa esperienza, ha ricoperto il ruolo di opinionista nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, e non sarà presente nella prossima perché impegnato in un nuovo progetto. Daniele Bossari torna in TV con un nuovo programma. Il nuovo progetto è il programma televisivo Chi ha paura del buio? E Daniele Bossari sarà il conduttore. Si tratta di un progetto messo in cantiere da un po' di anni con il quale si vuole mettere a conoscenza il pubblico delle nuove scoperte scientifiche, astronomiche e tecnologiche che stanno cambiando la nostra società. Bossari condurrà su Italia 1 il nuovo programma composto da 4 puntate e lo farà da Villa Ponti, dove ha avuto luogo il suo matrimonio con Filippa Lagerbacchi. Come ci informa Davide Maggio dal suo sito, in ogni puntata ci saranno numerosi servizi e non mancheranno le consulenze di numerosi esperti in ogni argomento trattato. Il nuovo programma di Daniele Bossari. Chi ha paura del buio? Punto di domanda. Punto. Oltre ad essere conduttore, Bossari sarà anche autore del programma accanto a Cristina Meda. Le registrazioni sono già iniziate, e la messa in onda di Chi ha paura del buio avverrà a fine 2018 per la regia di Arcadio Cavalli, lo stesso di Mistero.